sì, no, mi metto qua. Seduta in sto cazzo di terra. Che cazzo? Ma fate i cammini. Ma dai, ma fate un trucco. Ma fate un corso di trucco. Ma certo, è la prima cosa che faccio quando... Cazzo vogliono? Non lo so. Io glielo vorrei chiedere. Ma che cazzo vogliono? Non lo so. Vabbè, ascolta, devo chiudere perché continuano a guardarmi, ok? Ciao, 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 ciao. Sì, non mi rompere i coglioni, ciao. Oh. Mi guardo allo specchio circa 150 volte al giorno, figa! Non me ne vergogno. O almeno non me ne vergogno più, cazzo! Semplicemente non posso non farlo! D'altronde è un peccato veniale! Non faccio male né a me stesso né a qualcun altro, vaffanculo! Oh! Oh! C'è chi fuma sigarette e ogni mezz'ora è fuori a fumare! C'è chi tira coca, chi beve, chi si stona con gli aperitivi e poi c'è chi dipende dal suo specchio specchio delle mie brame. Chi è la più bella del reame? Ecco cazzo, la più bella sinceramente sono io, figa! Scura di capelli, sempre tenuti corti un centimetro e pettinati spettinati in avanti. Le sopracciglia folte, che curo con maniacale attenzione, controllando sempre che non crescano pelucchi insensati in giro e sempre comunque con pinzetta a portata di mano. Ho gli zigomi scolpiti, i denti perfetti, perché l'apparecchio l'ho portato anche io di notte, senza fare eccezione. E adesso con il Blanks ci do dentro per non farli ingiallire. Vorrei così anche gli addominali, perfetti, da mostrare col piercing, porca puttana. Tana troia! Con i muscoli ben visibili sotto la maglietta aderente di cotone bianco D&G. Per questo sono dal dottore più caro di Milano! Per questo ho tenuto da parte i soldi per la lipo e se necessario per la addominoplastica che rimodella anche meglio! Io lo so! Che è uno serio il dottor Bernabò, il dottor Giovanni Bernabò! Se no quel cazzo che venivo qui in centro di Milano a farmi spellare vivo! Porca puttana troia, tocca la bastarda! Ti prego Bernabò, dottor Giovanni Bernabò, fammi la più bella! Fammi che sono la più bella del reame! Fammi che se mi vedono mi prendono per fare la prolista a uomini e donne! Fammi che se mi vedo un regista qua a De Roma me fa fa l'attrice dei Cesaroni! Fammi che se mi vede il principe azzurro poi mi chiede di sposarlo! Ma che se anche mi vede uno ricco, vecchio ciccione mi vuole sposare anche lui e poi scelgo io tra i due! Ti prego Bernabò, non farmi finire in un call center a rispondere al telefono perché io quella vita lì col cazzo che la faccio! Bernabò! Illustrissimo dottor Bernabò dei miei coglioni! Ma portami anche a letto! Mettimela davanti, dietro, di lato, sopra, sotto! Fai quello che cazzo ti pare! Però tirami fuori dall'appartamentino di periferia che io voglio una vita lussuosa come quella di una velina, cazzo! Caro diario! Quest'anno a Natale mi faccio regalare i dindi invece che i vestiti. Dindi belli, incontanti, dindi veri, altro che libretto di risparmio. Tra lo zio Fabio e la zia Nucci credo di poter raccimolare circa 400 euro. Poi nonni, altri 400 euro. Poi mamma me ne darà altri 200. E papà forse anche di più, visto che quando lo vedo esagera sempre con tutto. Lo so che va a finire che se anche mi dai dindi, un bel regalo me lo fa lo stesso. Ci scappa sempre! Mi faccio regalare i dindi, perché vorrei sistemare una cosina piccola piccola. Un'operazione di bellezza, che è un pochino un capriccio, ma è anche necessaria! Quando avrò tolto l'apparecchio, vorrei ingrandire uno zicle labbra. Solo la parte superiore, che già un pochino con l'apparecchio si è gonfiata e che tutto sommato l'effetto non mi dispiace. E vaffanculo! Volumizzante seno più. Volumizzante seno più, volumizzante seno più, il prodotto cosmetico dell'anno, un trattamento innovativo che ti fa crescere il seno fino a una taglia. Oddio no, non ci saranno mica.
ragazza su ben 40 donne per 9 settimane. Oh, per fortuna! Via di fuciti accumulano al loro interno lipidi sotto forma di triglicerili. Il prezioso bioestratto che rende innovativa la nostra crema stimola una proteina responsabile del naturale accumulo di trigliceridi, favorendo in tal modo lo stoccaggio dei lipidi negli adipociti fino a portarli a maturazione! Cazzo è arabo! Allora l'hai provato sta cazzo di crema? Cazzo giù, che figata! Dai, andiamo subito a provarlo! E dove? A casa tua? No, ci sono i miei, è da te? No, c'era un picazzo di mia sorella, se ci chiudiamo in camera e bagno viene subito a curiosare. Fanculo, dai, proviamola qui! Dai, passami quel coso che non vedo l'ora! My God, puzza! Ma che mi farà male? Ma non dire stronzate, al massimo brucia un po' all'inizio come la fianchi svegli. Allora? Niente di che. Ficata, a me sembra già più grosso. È un'impressione, però, che so! Woo! When the sun shall we shine together, told you I'll be here forever. Said I'd always be a friend, you can know I'ma stick it out to the end. Now it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella, you can stand under my umbrella. Ella, Ella, eh, under my umbrella. Ella, Ella, È fatta! Cazzo, è fatta! Avremo due pompe da urlo! Sono quasi perfetta, proprio come dice il decalogo della velina Doc. Gambe snelle, pancia piatta, peso forte, culo alto e sodo, capelli lunghi, sedosi, neri o biondi, finti ok, ma tanto nessuno se lo ricorda. Sorriso meraviglioso, sguardo malizioso e accattivante, quasi sempre, ma efficace, andatura elegante. Manca solo l'ultimo dettaglio. Mancava! Senopiù ci regalerà il più bel paio di tette che si sia mai visto. E se non funziona Senopiù, si passa a Senopieno. Sono 13 euro la confezione e lo vendono anche all'ipermercato. Wow! Lo so che mi faccio troppe menate, però a me sembra che non si veda un fico secco, sai? Ma è giusto così, mica possono crescere tutto d'un botto, se no si capirebbe che sono finite. Sì, lo so, però... Senti, Giù, senti, se non mi crescono nemmeno così, non me ne frega un cazzo, io me le rifaccio! E vaffanculo, ma vaffanculo, che cazzo! Io voglio le tette come Cristina del Grande Fratello. Voglio la quinta, la sesta, l'ottava e vaffanculo e porca puttana troia! Paola Barale, hai i piedi perfetti. Sono piccoli, sottili, lisci. La luce mignola, le falangi tutte allineate. Smalto glitterato. Ogni volta che c'è lei in TV, a buona domenica, papà le guarda le gambe e poi i piedi. Lo so che le guarda i piedi, perché a papà i piedi piacciono tanto. Gli piacciono i piedi di mamma, gli piacciono le scarpe nere a punta di mamma, gli piacciono i piedi di tutte le amiche di mamma e quelli delle mie amichette. Soprattutto quando c'hanno gli stivali aggressivi! Paola Barale, c'hai i piedi perfetti! E 1000 euro di sandali alla schiava che le avvolgono le caviglie perfette! La telecamera fa un primo piano delle Sergio Rossi. Lo so che papà è intento per lei e so anche che mamma è gelosa, è per questo che ha scarpe sempre nuove e bellissime. Quest'estate io e mamma siamo salite a St. Moritz con il pendolino. Siamo passate per le vie del centro e abbiamo scattato con il telefonino delle foto dalle vetrine di Sergio Rossi. Così che poi a Roma, al mercato di Via Sannio, a Porta Portese, abbiamo cercato dei modelli che ci assomigliavano per dire che erano dei Sergio Rossi, i mortacci! Quella volta lì ho anche accompagnato la mamma alla clinica Wood per un consulto estetico, perché con i soldi che ci hanno lasciato i nonni, la mamma ha deciso di fare un regalo a papà e di rifarsi i piedi come Paola Barale, che
C'hai i piedi perfetti, perché l'ha detto anche a Cronache Marziane. Sei fatta sette dita dei piedi che non le piacevano. La dottore, che l'ha vista, la mamma, dico, gli ha detto che in effetti Paola Barale è sua cliente e che le dita gliela sono raddrizzate, che erano storte, per mettergliela a posto. Ha dovuto rompergliele a una, poi metterle in gesso e poi raddrizzarle di nuovo, e non venivano dritte. In pratica, non si cammina per tre settimane lì mortacci. Poi la dottore ha detto che la mamma, per averci il piede bellino, dovrebbe anche togliere qualche vena varicosa e farsi un poco di liposuzione alla caviglia, perché i tessuti, per quanto sia giovane, cominciano a perdere tonicità. E poi il piede deve essere perfetto anche con la pelle, perché non basta la pedicure che ti fa il massaggio o il peeling per darci un tono al tutto. Bisogna iniettare collagene delle dita! Io non ho aperto bocca, ma quasi quasi anch'io che sono una cavallona. Con un bel tacco da 20 starei alla grande. Beh, ci ho pensato sul serio la plastica al piede. Me la potrei fare anch'io, che mi costa meno, perché non mi servono collagene e liposuzione. A 17 anni basterebbe che mi mettessero a posto l'alluce. Ma poi, mentre stavamo per andarcene, la dottore ha detto alla mamma: e sua figlia? Io stavo per mettermi a piangere! E invece lei ha detto che poteva fare qualcosa anche per me, magari insieme alle cure dei piedi della mamma. La mamma ha dovuto pensarci un poco al ritorno sul pendolino, perché dovrebbe prendersi le ferie dalla banca. Altrimenti come potrebbe dire alle sue colleghe che si è rotta tutte e due i piedi in un incidente in bicicletta? E dai, suoi mortacci! Mamma, mamma, ho pensato che potremmo operarci tutte e due insieme, così ci teniamo compagnia, chiacchieriamo. Oh, mami, se non sei d'accordo non fa niente, dai. Tanto lo sai che ho bisogno del tuo permesso per una cosa del genere. E la mamma ha detto: o sai che farei qualsiasi cosa per te, Patti, ma o sai pure che i soldi a casa li porta tuo padre e che io in banca faccio poco. Anche questo lo sai, vero? La sera ho sentito mamma e papi che parlavano zitti, zitti, in camera da letto. Mami diceva a papi: amo! E proviamo a buttare giù tu conti, dai! O sai che questa cosa faccio per te, soprattutto! E poi adesso che a Patti sta a dormire, lo voglio proprio di, secondo me, anche a Patti se meriterebbe di rifarsi qualcosina! E il papà ha detto: o sai che vado pazzo per i piedi tuoi già così come stanno! E che farei l'amore con te anche senza le scarpe col tacco, bella ciaciona mia! Ma se a sta cosa proprio ci tieni, che te devo dire? Per me va bene! Un dito del piede qui sul debriante, l'alluce, dice, costa 2000 euro! In pratica ti segano un pezzo d'osso. E se vuoi allungarlo un poco, su altri 500 euro di silicone! Se fai tutti e due i piedi, stiamo a parlare dei 25.000 euro, sai, non dico! Non dico che per te va bene, figurate! Uno si fa il culo in banca tutti i santi giorni e non si merita un piede nuovo! Ma Patti, la figlioletta nostra c'ha più bisogno di un paio di tette che di due piedini belli! Anche la mamma si è proprio incazzata. Au! Con cognizione di causa, se permetti, non servono cazzo!
tradizione urbana. Ed eccoci qui, 3 giorni prima di Natale, finalmente a rifarci i piedi. Tutte e due al top della felicità. Papà ha preso una camera all'Hotel Villa Europa. Niente di che in confronto della nostra super clinica, ma almeno qui con noi. La dottore ha detto che basta l'anestesia locale. Anche se rompere le ossa è doloroso. No, 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 io non volevo dire niente. No, 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 mi fa troppa impressione. E no, l'ho detto e lo giuro che se mi tengono sveglia inizio a urlare come una pazza! Ho cercato di non aprire gli occhi. Thank you.